Domenica 26 maggio torna la scalata al castello, la manifestazione sportiva più antica di Arezzo, una delle più antiche in tutta Italia, che anche quest'anno porterà grandi nomi ad Arezzo. Sì, diciamo, sarà l'occasione per vedere un grande spettacolo che molto spesso, diciamo, non si vede dalle nostre parti in particolare, ma direi anche in Italia avere tanti atleti come abbiamo domenica prossima qui ad Arezzo non capita così tanto spesso, e soprattutto il livello tecnico che questo assume, quindi sia in campo, diciamo, nazionale che a livello internazionale. Ovviamente gli atleti più accreditati sono gli atleti dell'Africa, quindi del Kenya, d'Etiopia, del Marocco, però ecco, non disdegniamo anche la presenza del nostro azzurro Stefano La Rosa, un grossetano, quindi un toscano puro sangue, che è cresciuto proprio dalle leve giovanili della scuola e da lì è partito per arrivare ad essere fra i più accreditati a livello nazionale. Tutto parte però il sabato sera, quando nel centro della città, in piazza Sant'Agostino, verrà eletta la Miss della scalata al castello e verranno realizzate le selezioni regionali di Miss Italia con la nostra Carlotta Graverini, la retina che appunto concorre poi al concorso nazionale.